Ciao a tutti e ben ritrovati da Tenore Informatico. Oggi faremo un'altra guida fai da te. E qui sono nella mia auto, nella mia Panda del 2004, dove vado a sostituire l'aleta parasole del lato sinistro guidatore. E infatti eccola qua. Infatti è rotto, non c'è più l'aleta, infatti io l'ho acquistata da poco. Dopo mi sono accorto che l'aleta mancava e qui è spaccata. Cosa ho fatto? Ho ordinato una nuova aleta parasole su eBay, riferente all'anno 2004, però diciamo che l'aleta è compatibile dalle versioni Panda dalle 2003 fino al 2011, se non mi sbaglio. E quindi oggi vi faccio vedere come sostituire la vecchia aleta con quella nuova. Allora, questa è l'aleta parasole che ho acquistato su eBay, quindi vado a scartare e togliere l'involucro per poter liberare l'aleta. Usate delle forbici o un taglierino. Eccola qua, nuova fiammante. Bene, adesso andiamo a montarla e vi faccio vedere come si fa. Bene, adesso sto facendo le riprese con una mano che tengo la fotocamera e con l'altra il cacciavite a croce. E quindi cercherò di farvi vedere il meglio possibile come fare questo lavoretto. Allora, questa parte deve rimanere perché quando voi acquistate una nuova aletta non vi viene data. E quindi questo rimane. E dove c'è l'aggancio è sul lato destro. Mentre qui è spaccato e fortunatamente quando si compra l'aletta viene anche dato in dotazione l'aggancio della parte destra. Io vado a svitare, vedete? Questa vite per poter poi rimuovere l'aggancio destro. Poi tirate verso il basso, così, e rimuovete l'aggancio rotto. Bene, ora vado a montare l'aleta parasole. Per montarla nel modo giusto dobbiamo metterla in questo modo, girare in senso orario il gancio sinistro e poi andarlo a infilare nel foro sinistro. Ora vado a prendere la vite che avevo smontato prima e la vado a inserire nuovamente nel foro e poi vado ad avvitare. Per finire giro in senso antiorario e poi blocco nel gancio destro. Bene, anche oggi la mia guida finisce qui, ma ci rivediamo alla prossima guida di Tenore Informatico. Ma prima di lasciarvi andiamo a rimuovere la pellicola protettiva dello specchio e poi riposizioniamo l'aleta parasole verso l'alto. Ecco qua. Grazie e alla prossima guida di Tenore Informatico. Ciao a tutti!